Ben ritrovati amici e telespettatori di Cilento Channel, nuovo appuntamento della rubrica Nutrizione e Benessere. Questa settimana parliamo dei fichi d'India, uno dei tanti frutti tipici della stagionalità di settembre. Non da tutti apprezzati per la presenza delle numerose spine che ritroviamo non solo sulla pianta ma anche sul frutto, che ne rendono difficoltoso ovviamente la sbucciatura e quindi poi poter gustare il frutto in tranquillità, ma è un frutto che comunque contiene numerose proprietà e benefici che vale la pena conoscere. La pianta è una pianta di quelle che vengono chiamate succulente, tipiche, originarie della zona delle Americhe, in particolare del Messico, che fu importata in Europa e che è diventata molto comune nella zona del Mediterraneo, perché ben si è adattata al clima di queste zone. La pianta si presenta con dei segmenti appiattiti del fusto, che comunemente chiamiamo pale, ricoperte di spine dalla forma ellittica, da cui ovviamente spunta il fiore e quindi ovviamente il frutto. Dei frutti anch'essi ricoperti di spine dalla forma tonda o allungata, con un colore che può variare a seconda della varietà della pianta. Infatti i frutti possono essere rossi nella varietà sanguigna, giallo, arancione nella varietà sulforina e bianchi nella varietà muscarella. I frutti sono caratterizzati dalla presenza di numerosissimi semi e da una polpa abbastanza succosa e da un gusto comunque decisamente dolce. 100 grammi di fichi d'India apportano all'incirca una cinquantina di calorie. Sono ricchi di sali minerali, soprattutto sodio, potassio, calcio, fosforo, manganese, ma anche vitamine come la vitamina C, la vitamina A e quelle del gruppo B. Un frutto quindi con un carico energetico medio-basso, ricco di fruttosio e anche ricco di micronutrienti. Quindi vediamo insieme quali sono le proprietà dei fichi d'India. Innanzitutto i fichi d'India sono dei modulatori dell'attività intestinale, questo perché sono molto ricchi di fibre e quindi diciamo possono avere, soprattutto quando molto maturi, un blando effetto lassativo. Al contrario invece i numerosissimi semi che contengono i frutti hanno un effetto astringente. I fichi d'India contengono beta-alaine, sono dei pigmenti rosso-gialli ad azione nota antiossidante e antinfiammatoria, però numerosi studi anche recenti hanno messo in luce come in effetti queste sostanze possono anche incidere sui valori di colesterolo, quindi aiutandoci a diminuire i valori di colesterolo cattivo, quindi LDL, e anche come possono avere un'azione depurativa a livello del fegato. Come detto, sono molto ricchi di fibre e viste anche le poche comunque calorie, i fichi d'India possono essere inseriti tranquillamente all'interno dei piani alimentari dietetici, quindi per poter perdere peso. Hanno un indice glicemico ma abbastanza basso e vista anche appunto la presenza delle fibre possono essere consumati anche da chi soffre di iperglicemia, facendo ovviamente sempre attenzione, come devono fare sempre questi soggetti, al carico glicemico totale della giornata, quindi da inserire con moderazione nella propria alimentazione. Contengono, come detto, calcio, fosforo, manganese e quindi sono utili per esempio per chi soffre di osteoporosi. E sono molto anche ricchi di acqua e di potassio, quindi hanno un ottimo effetto diuretico che ci aiuta per esempio a contrastare la cellulite ma anche a tenere sotto controllo i valori di ipertensione, quindi di pressione sanguigna. I fichi d'India vengono anche sfruttati per le tantissime proprietà cosmetiche, quindi per la pelle, per le unghie, per i capelli. Un alimento quindi con tante proprietà diverse che però anche delle controindicazioni, soprattutto a livello intestinale. Questo perché il consumo ne è sconsigliato a chi soffre di colite, ma in generale anche un consumo eccessivo di fichi d'India può portare a dei disturbi intestinali. Sono sconsigliati per chi soffre di diverticolosi, quindi soffre di diverticoli, questo perché i numerosi semi presenti all'interno del frutto possono irritare i diverticoli e causare anche delle occlusioni intestinali. Altre controindicazioni riguardano le possibili allergie e l'interazione con dei farmaci, in particolare i diuretici e gli ipoglicemizzanti.
Per chiudere, appunto, come dicevamo all'inizio, sono dei frutti un po' difficoltosi per la sbucciatura. In commercio si trovano anche già puliti, già sbucciati, altrimenti ci dobbiamo armare sicuramente di guanti e di coltello e forchetta. Il consumo da preferire è sicuramente quello del frutto fresco. Una volta puliti possono essere conservati anche in frigo per qualche giorno, però con i fichi d'India si preparano anche marmellate, succhi, liquori, si possono preparare dei risotti e si abbinano anche a dei formaggi, alle carni o pesci magri. Bene, per questa settimana è tutto, ci rivediamo la settimana prossima con un nuovo appuntamento. Vi ricordo che potete approfondire quanto detto con l'articolo che trovate sul sito e sui social di Cilento Channel, nonché sulla mia pagina Facebook Studio Nutrizione e Benessere. Vi invito anche a scrivere, come sempre, come state già facendo, come vi ringrazio per seguire sempre in tantissimi la rubrica, potete scrivere a nutrizionericci@virgilio.it. Bene, noi ci vediamo la settimana prossima, sempre con la rubrica Nutrizione e Benessere, sempre su Cilento Giorni.